Il quadro, che è uno dei tanti quadri che abbiamo messo all'ingresso, quello che però si vede subito quando qualcuno passa da fuori, e mi è capitato di essere lì, di stare alla scrivania, di vedere, di sentire anche proprio, soprattutto ragazzi che passano, vedono questo quadro e dicono Dio è amore, no? Così, diciamo così, un po' sorpresi da quello che leggo. Non è che è strano, diciamo così, che è citato in prima Giovanni, anche nel 4, il versetto 8. È uno dei brani che veramente ci apre maggiormente il cuore. Dio è amore, questa affermazione così bella che troviamo nella prima lettera di Giovanni. Ed è assolutamente vero, quando leggiamo la scrittura, noi troviamo tanti riferimenti a questa affermazione. Ad esempio in Geremia, al capitolo 31, il versetto 3 dice questo: sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Tutti questi profeti che poi portavano spesso notizie dure, notizie di pericolo a cui si stava sottoponendo il popolo ebreo, danno e portano spesso no, affermazioni di questo tipo, cioè questo amore bellissimo, immenso, un amore che, come leggiamo in Geremia, è fuori dal tempo, cioè non è legato a un periodo perché il popolo di Israele si era comportato bene, perché stavano facendo le cose giuste. No, Dio dice io ti amo di un amore eterno, cioè un amore che è senza fine, non c'è fine all'amore che noi riceviamo e che da Dio che troviamo nella sua parola. Tutto questo amore poi si mette in relazione a quello che leggiamo invece in altre parti della scrittura e che poi è il nostro amore nei confronti di Dio. Se noi leggiamo il Salmo 116, no, abbiamo visto al versetto 1 che cosa dice? Dice: io amo il Signore perché ha udito la mia voce e le mie suppliche. Questa è un po' la risposta dell'uomo, no? Dio ti ama di un amore eterno, Dio ti ama in un modo che va oltre quello che è il tuo comportamento, perché Geremia portava, insomma, delle notizie, non erano belle notizie a favore di Israele, assolutamente. Eppure Dio fa questa affermazione dell'amore eterno. E invece noi, qual è la nostra risposta? Io ti amo perché hai udito la mia voce e le mie suppliche. Vedete come siamo diversi noi da Dio. Dio è amore, cioè la sua natura, come ci dice la scrittura, è una natura d'amore. Noi invece amiamo perché riceviamo. Noi non possiamo assolutamente dare niente a Dio, non abbiamo niente da offrire a Dio e lui ci ama lo stesso. Noi invece abbiamo tutto da ricevere da Dio e lo amiamo perché riceviamo delle cose da Lui, non ci aspettiamo, speriamo delle cose da Lui. C'è una differenza sostanziale tra questi due modi di amare. L'amore di Dio è un amore che riesce a fare dei veri miracoli. Se noi lo leggiamo in Deuteronomio, al capitolo 23, c'è una parte del versetto 5 che andiamo a leggere. Ci dice una verità che poi ritroviamo spesso nella scrittura. Dice questo dell'amore: il Signore, il tuo Dio, mutò per te la maledizione in benedizione, perché il Signore, il tuo Dio, ti ama. Questa è una verità che noi troviamo spesso nella scrittura, in tante storie troviamo questa verità. Se voi ci pensate, ad esempio, alla storia di Giuseppe, che viene abbandonato da fratelli, che poi viene catturato, viene venduto e viene portato in Egitto. Quella che era una maledizione, di fatto viene trasformata in una benedizione, ma ancora in maniera più esplicita, se ci pensate, lo troviamo proprio fin dall'inizio. Quando Dio porta l'uomo, Adamo ed Eva, nel paradiso terrestre, questo posto meraviglioso, questa
terra dove tutto era in armonia, dove gli animali vivevano in armonia, dove l'uomo gli era stato affidato in custodia questo posto meraviglioso. Che cosa fa l'uomo? L'uomo non riesce ad capire l'importanza di quello che erano le indicazioni da Dio e tradisce la fiducia di Dio. E Dio che cosa fa? E lì nasce, possiamo dire, la maledizione, possiamo dire. Perché? Perché Dio punisce l'uomo e lo scaccia dal paradiso e l'uomo finisce sulla terra, su quella che noi conosciamo bene, la terra. Però, alla fine di tutto questo percorso, Dio fa una promessa all'umanità. Promette che ci sarà una terra nuova, un cielo nuovo, una nuova Gerusalemme. Allora, se noi andiamo a paragonare quello che era il paradiso con la promessa di Dio, vediamo proprio che c'è, che lui ha trasformato quella che era una maledizione in benedizione. Perché da quello che leggiamo nell'Apocalisse, noi vediamo che la nuova Gerusalemme, la gloria che noi, a cui noi assisteremo, tutte le cose che ci sono state promesse, sono ben oltre quello che hanno ricevuto Adamo ed Eva nel paradiso. Non è paragonabile. Da quello che sappiamo, non era così nel paradiso. Quello che avremo, quella che è la promessa di Dio, è una promessa meravigliosa che va al di là di quello che era all'inizio. Quindi Dio concretizza sempre la sua promessa e dalla maledizione trasforma per amore in benedizione le cose che accadono. Tutto questo che noi vediamo nella scrittura, l'amore di Dio, la sua forza nel voler mantenere questo amore in eterno, il trasformare le cose negative in benedizioni, sono cose che le persone hanno difficoltà ad accettare. Quando si pensa all'amore di Dio, la gente ha difficoltà. Infatti, quando sento spesse volte passare, appunto, si sentono le persone passare, leggono questa frase, però la leggono in un modo come ad essere dubbiosi di quello che leggono, come a non capirlo fino in fondo. Questa è la verità. E infatti io credo che sia per due motivi. Uno, da una parte, per il solito motivo che le persone non capiscono il male, cioè la disgrazia del mondo, la sofferenza, perché. Ne abbiamo parlato tante volte e ci sarebbe troppo da dire e non voglio approfondire sicuramente questo argomento. Però sicuramente possiamo dire che spesse volte l'uomo, se usasse l'intelligenza, molte delle disgrazie che ci sono nel mondo non accadrebbero, perché l'intelligenza, dobbiamo ricordarci, è sempre un dono di Dio. E poi quello che le persone non considerano è che tutta questa sofferenza viene sempre perché l'uomo ha peccato e dal peccato è nata la morte, ma anche la sofferenza. Quindi è sempre una conseguenza delle nostre scelte errate. L'altra cosa che allontana le persone dal comprendere chiaramente l'amore di Dio è il fatto che Dio ha dato all'uomo tutta una serie di leggi, una serie di comandamenti, che per l'uomo in un certo senso sono visti un po' come un cappio al collo, sembra un po' come un cappio al collo questa pretesa di Dio di darci degli insegnamenti, dei comandamenti. Però io credo che dobbiamo ricordare agli altri e a noi stessi che non c'è un genitore che abbia un figlio e non fa tutto il possibile per dargli degli insegnamenti. Pensate alla prima cosa che si fa con un bambino quando comincia ad avere un minimo di intelligenza, di considerazione, diciamo, con le cose che gli stanno intorno, ai suoi giocattoli, comincia a sapersi muovere. La prima cosa che si dice è: metti i giocattoli a posto. Quello penso che forse è l'insegnamento più comune a tutti i genitori. Ma non è tanto, io credo, perché tutti i genitori si infastidiscono a mettere a posto i giocattoli dei figli dopo che hanno giocato. Io credo che sia proprio perché sentiamo e capiamo la necessità che è giusto che comincino a capire la necessità di mettere ordine nel loro spazio, chiaramente, ma chiaramente è un inizio per dire: metti ordine
nella tua vita. E quindi io credo che la cosa su cui dobbiamo ragionare è che il comando, quello che viene da Dio come comando, la legge, così come veniva definita soprattutto nell'Antico Testamento, nasce dalla volontà di Dio proprio di mettere ordine alla nostra vita. E questo viene proprio dall'amore che Lui ha per noi. Se noi andiamo ai Romani e andiamo a leggere il capitolo 13, leggiamo solo pochi versetti. Leggiamo dal versetto 8 al versetto 10. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire, qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. Vedete come è Dio stesso, attraverso l'Apostolo Paolo, che ci dice che alla base della legge c'è l'amore. Tutto si riassume in questo. E quello che possiamo cogliere in tutto questo è proprio un Dio che dice: metti ordine alla tua vita. Cioè Dio proprio fin dall'Antico Testamento sta dicendo sempre al suo popolo: metti ordine nella tua vita, metti ordine nella società, non fare il male, perché prima o poi potrebbe essere fatto a te, fai del bene, perché prima o poi potresti averne il bisogno. È tutto un cercare di guidare l'umanità verso il bene, perché, come abbiamo letto in Romani, per amore, solo per amore. Se noi vediamo al cammino, e pensiamo al cammino che ha fatto Dio con l'umanità fin dall'inizio, è stato un cammino che, possiamo dire, è molto simile a quello che è il cammino di dell'insegnamento che un qualsiasi uomo dà a suo figlio. Pensate soltanto appunto all'inizio, quando Dio punisce Adamo ed Eva, loro fanno questa enorme sciocchezza violando il comando di Dio e Dio li punisce. È un momento terribile, Dio è veramente, troviamo tanta ira in un certo senso anche da parte di Dio, che li scaccia dal paradiso. Però immediatamente dopo Dio fa una cosa meravigliosa. Al capitolo 3, al versetto 21, noi leggiamo che dice: Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Vedete che cosa strana? Cioè, li aveva appena scacciati, era ancora arrabbiato con loro, però Dio che fa si preoccupa di fargli è un po' come un bambino che ti ha fatto veramente una maragella di quelle che veramente non, insomma, ti fanno veramente molto arrabbiare, che magari ti ha fatto spaventare, magari ti è sporto da una finestra, e allora lo scrivi con forza, ma subito dopo che fai comunque gli dimostri amore. Perché? Perché tu lo stai dicendo, sei stato arrabbiato per il suo bene, come Dio si è arrabbiato con Adamo ed Eva per il loro bene, perché sapeva quelle che sarebbero state le conseguenze. Ma la prima cosa che fa dopo averli puniti è dimostrargli amore. Così, quando ragioniamo sul perché Dio si comporta così con l'umanità, dobbiamo pensare proprio che il comportamento di Dio nei confronti dell'umanità è proprio quello che c'è per un genitore nei confronti dei figli, quando ancora sono minorenni, quando ancora non sono autonomi. Se voi pensate a vedere il comportamento di un uomo rispetto a suo figlio, come se fossimo un po' degli extraterrestri, certo la commissione che era l'extraterrestre, non so se l'avete mai vista, di questo
narratore giornalista che racconta poi le cose come se fossero estremamente e per la prima volta vede delle cose che accadono nel mondo. Pensate a vedere proprio il rapporto che c'è tra un genitore e suo figlio, senza capire il fatto che c'è questa dipendenza, cioè che il bambino non è un essere ancora formato in grado di cavarsela da solo e di prendere le decisioni da solo. Pensate per un attimo di vedere questa scena, questo uomo che sta vicino a suo figlio e lo guida. Allora molto spesso se noi avessimo questa possibilità di seguire senza avere consapevolezza di questo stato del bambino nei confronti del suo genitore, noi penseremmo che c'è stato rapimento, che c'è violenza, che c'è volontà di lavaggio del cervello, che c'è privazione. Se noi come genitori adulti facessimo le cose che sono fatte ai nostri figli oggi, che sono adulti, ci metterebbero in galera tranquillamente e lo farebbero bene. Però non è così quando i nostri figli sono piccoli, quando hanno bisogno di noi. E perché facciamo tutto questo? Perché amiamo i nostri figli, perché hanno bisogno di crescere, perché ancora non sono pronti ad essere lasciati da soli. Per preparare, possiamo dire, i nostri figli a vivere. C'è stata una... Ho avuto uno scambio con un parente, un caro parente, che non ho frequentato molto la mia vita, però nell'ultimo tempo, proprio anche grazie a WhatsApp, diciamo che ogni tanto abbiamo dei scambi, e lui ultimamente mi ha mandato un'immagine della Madonna. E lui è un fervente cattolico, e lui dice, un messaggio che c'era sotto, porta avanti questa immagine in modo che raggiunga tutti i tuoi amici. E devo dire che la cosa mi ha colto, succede spesso, penso anche a voi, che riceviamo queste cose attraverso WhatsApp. E io gli ho risposto chiaramente con un brano della scrittura, gli ho risposto con Esodo al capitolo 20, versetto 4 e 5, un brano che conoscete benissimo, che dice: non farti scultura e immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra, non ti prostare davanti a loro e non mi servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Amen. Davanti a questa cosa che gli ho mandato, e lui mi ha risposto in un modo, diciamo così, particolare, che però è comune, diciamo, nel mondo cattolico, quello di mettere in discussione anche la scrittura stessa, come se fosse qualcosa che non viene da Dio, dimenticando che nessuna religione paracristiana, tra virgolette, si distacca dalla scrittura. Nessuna religione paracristiana dice che la scrittura non è parola di Dio. E lui così a questa scrittura come ha risposto? Dice: l'unica cosa che credo è che non credo è che sia geloso. Se è amore, a quel punto io non potevo rispondere. Se lui dice che è geloso, evidentemente lo è. Non possiamo, diciamo così, negare quello che Dio dice, che lui ci dice che è. E lui mi dice, mi ha risposto ancora: un Dio d'amore o un Dio di gelosia? Io scelgo il Dio d'amore. E ancora io mi ho risposto: la parola di Dio non mente, non si può scegliere quello che è Dio. Non è un prodotto che possiamo scegliere, ma solo accettare per quello che Lui è. A questo punto lui, un po' spiazzato, fa quello che fanno molti cattolici, e cioè dicono: è troppo complicato, io non riesco a... Lui infatti mi aveva risposto: alcuni ragionamenti per me sono troppo importanti e grandi e non mi permetto di interpretarli. E io gli ho detto: non devi farlo, devi ubbidire. E poi noi abbiamo, diciamo così, finito, per andare ancora avanti, però per chiudere, diciamo così, questo colloquio, lui mi ha detto: non so se è come dici tu,
se come dici tu invece di crearci uomini ci avrebbe creato animali, non lasciarci al libero arbitrio. Quindi lui ha dato, diciamo così, questa spiegazione dicendo che se Dio ci ha fatto liberi, evidentemente possiamo fare un po' come vogliamo, insomma, non siamo costretti in delle leggi. Ma questa è la realtà del mondo che ci circonda, di persone che credono, che hanno fede, che però sono nell'ignoranza, cioè non hanno ancora compreso esattamente che cosa vuol dire la legge di Dio. Purtroppo, come anche molte persone, anche in questo mondo, si pensa di poter andare in un mondo anarchico. Ci sono gli anarchici, quelli veri, quelli che credono nell'anarchia. Pensate a un mondo anarchico in cui non c'è legge costituita, in cui non ci sono forze dell'ordine, in cui ognuno fa quello che vuole. Cosa accadrebbe? Io non voglio neanche immaginare che cosa accadrebbe. Un giorno solo di piena anarchia sarebbe veramente il caos più assoluto. E così questo è quello che è accaduto all'umanità. Dio non ha voluto abbandonare l'umanità al suo destino. Non ci ha voluto abbandonare al nostro destino. Lui ci amava troppo per farlo. Così ha dato una legge che ha avuto un motivo, cioè l'umanità doveva crescere, doveva capire, doveva prendere consapevolezza di cosa era il bene e di cosa era il male. Dio ha proprio preparato tutta l'umanità piano piano per diventare adulta. Ed è diventata adulta. Quando Gesù è venuto e ha portato la grazia nel mondo e ci ha liberati dalla legge, quello era il momento in cui Dio ha detto l'umanità oramai ha fatto abbastanza strada per vivere nella grazia. E così Dio è venuto a pagare i suoi peccati attraverso Gesù. E noi lo possiamo leggere in Galati, al capitolo 3. Andiamo a leggere proprio attraverso le parole dell'Apostolo Paolo quello che è accaduto. Leggiamo dal versetto 23. Ma prima che venisse la fede, eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché non fossimo giustificati, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete in Cristo siete dunque discendenza da Abramo, eredi secondo la promessa. Amen. Vedete come descrive bene l'Apostolo Paolo quello che vi ho appena detto? Noi eravamo prigionieri, dice proprio lui, rinchiusi sotto la custodia della legge. Proprio descrive bene questa nostra situazione. Eravamo sotto custodia, prigionieri della legge. E la legge che cos'era? Era come un precettore. Il precettore era una persona a cui era affidata l'istruzione di un giovane. Pensate, Aristotele è stato precettore di Alessandro Magno, Seneca precettore di Nerone, cioè a quei tempi, nel passato, ma ancora oggi tutto tornato avviene, a volte in America c'è stata questa possibilità di educare figli in casa. Questa persona che ti prende e che ti segue per insegnarti le cose che devi imparare. E così la legge era proprio questo. Era il precettore dell'umanità. Doveva crescere l'umanità. Per prepararci a cosa? Per prepararci alla grazia. La grazia è questa libertà che viene data all'umanità per
dire da gente adulta, da umanità adulta. Così però quando una persona è matura, quando una persona è adulta, non ha più il controllo del precettore, ma tutti gli insegnamenti che sono venuti dal precettore, quelli sì, quelli ce l'ha ancora e se li porterà per tutta la vita. Gli insegnamenti che vengono dal Signore non se ne vanno via con la legge, rimangono. Ecco perché è anche importante continuare a leggere l'Antico Testamento, continuare ad imparare, perché questi sono tutti gli insegnamenti. Noi non siamo stati presenti quando il popolo ebreo è stato nel deserto, ha passato 40 anni nel deserto per pagare quello che doveva prima di arrivare in Terra Santa, ma possiamo essere presenti, possiamo crescere e maturare. Perché? Perché abbiamo ancora tutto quello che è successo attraverso le storie che troviamo nella scrittura. Se noi leggiamo ancora in prima Giovanni, al capitolo 5, troviamo un po' il brano che vorrei usare per concludere questi pensieri. Prima Giovanni, capitolo 5. Dice questo, versetto 3, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi, perché tutto questo, perché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Amen. Vedete, perché questo è l'amore di Dio. Mi piace questa espressione perché poi ho visto che è tradotta più o meno allo stesso modo da tutti quanti, perché è un'affermazione che può essere letta in due modi, sia che la dimostrazione dell'amore di Dio, che abbiamo noi amore di Dio, è nell'osservare i comandamenti, ma sia che il comandamento è il frutto dell'amore di Dio, cioè è questo che dimostra l'amore di Dio, cioè il fatto che ci ha seguito e ci ha dato delle indicazioni e ci ha curato, come l'amore di un genitore nei confronti di figli non si esprime soltanto nel dargli da mangiare e non abbandonarlo, ma anche nell'essere capaci, nell'avere la forza anche di dire qualche volta dei no quando vanno detti, di guidarlo, di dirgli questa cosa è giusta e questa cosa è sbagliata. Questo è l'amore di Dio. Il comando è sempre per il nostro bene. Questo è quello che possiamo imparare. L'ubbidienza è la dimostrazione che abbiamo capito quello che il Signore voleva dirci. E allo stesso tempo è la dimostrazione che il piano di Dio per la nostra vita è un piano vincente. Io credo che quello che abbiamo prima, che vi ho letto prima su questo discorso che c'è stato da me, questo amico, parente, è una cosa che non è così lontana da noi, ecco perché ho voluto portarlo, non tanto perché noi non sappiamo le cose che vi ho detto, le sappiamo, però spesse volte nella Chiesa negli anni ho visto troppe volte che si mette in discussione il comando attraverso l'amore, cosa che è sbagliata per me. Il comando viene dell'amore. La dimostrazione dell'amore è il rispetto del comando. Il regno, la Chiesa, è il regno di Dio. La Chiesa è il primo posto dove dobbiamo capire e quindi sapere insegnare che il comando di Dio è veramente la vittoria, è il modo che noi diciamo, Signore, questo è il tuo regno. Perché non c'è più la legge, non c'è più questo precettore sopra di noi che se sbagliamo ci manda 40 anni nel deserto, non accade più. Ma non perché il comando è morto, ma semplicemente perché Dio ha detto, oramai l'umanità ha fatto sufficiente strada perché capisca quando le cose sono giuste e quando le cose sono sbagliate. Come diciamo spesso, la Chiesa è un ospedale dove le persone malate possono venire a curarsi,
questa è una verità assoluta, è una verità assoluta. Allo stesso tempo dobbiamo sempre ricordarci che la Chiesa non è un cimitero, non è un posto dove si seppelliscono i morti e dove i morti stanno insieme ai vivi, è un posto dove le persone che vogliono guarire, che vogliono mettere la loro vita nelle mani di Dio, vengono per farsi curare, per accettare la cura del Signore. Chi non vuole essere guarito non può convivere insieme a persone che hanno voglia di fare la volontà di Dio. Questo è importantissimo. Tutto quello che viene da Dio vince il mondo, non è il mondo che viene dalla Chiesa. La Chiesa può guarire le persone, ma c'è bisogno che ognuno di noi metta nella propria vita la volontà di essere guarito. Se c'è qualcosa nella tua vita che non va, se ti rendi conto che qualcosa che insegna il Signore ancora non l'hai superato, riflettiamo tutti quanti insieme che è necessario superarlo, è necessario vincere il mondo, lasciare che Dio vinca il mondo. Perché? Perché quello che ha vinto il mondo è la nostra fede, è la nostra fede. La fede, fede cosa vuol dire? In inglese fede si usa anche spesso per dire fiducia, noi usiamo meno, per noi è più distinto la parola fede e la fiducia. Ma è così, fede è fiducia, fede è fiducia. Se hai fiducia in Dio, non puoi pensare che il comando ti è lontano, che puoi sviare dal comando, magari mentendo a te stesso. Io tante volte nella mia vita davanti al comando mentivo a me stesso dicendo no, ma la traduzione, no, ma la Chiesa, ma la parola non è chiara, ma no, ma questa parola non si può dire così, però poi secondo me può dire anche così. Queste volte capita anche a noi, che siamo presenti da tanti anni di giocare con la parola di Dio. Ma il Signore ci invita, abbi fiducia nell'amore che ho avuto per te e lascia che controlli la tua vita, perché questo è per il tuo bene, perché io ti amo, dice il Signore. Amen. Amen.